Benvenuti in un nuovo video. Ciao amici, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi c'è di nuovo Trippi ospite. Benvenuti sul mio canale, io sono Carlotta e nel video di oggi faremo la cosa che i nostri genitori ci hanno sempre detto di non fare, ma noi oggi ce ne freghiamo e la facciamo, ovvero giudichiamo i libri della copertina. Allora, avevo visto questo video da non mi ricordo neanche più chi l'ho visto, fare da un sacco di persone su vari argomenti, quindi ho pensato di farlo anche io, però un po' più incentrato sulle copertine, perché alla fine è la prima cosa che guardiamo di un libro. Per cui ho selezionato per voi delle copertine dubbie, molto dubbie. Adesso le classifichiamo. E spero che questo video vi piaccia. Fatemi sapere se vi piace questo nuovo format, che pensavo di farlo già per altre categorie, così insomma mi organizzo. Per cui, prima di incominciare, come al solito, vi do le raccomandazioni base, quindi lasciate un mi piace a questo video se volete sostenermi. Potete iscrivervi anche al canale attivando la campanella, così ogni volta che esce un nuovo video voi lo potete vedere subito. E potete trovarmi su Instagram come serendipity.nerdy e lì ci sarà del disagio quotidiano. Perfetto, a questo punto direi che possiamo iniziare se computer e macchina ci assistono. Elenco le categorie e ve le descrivo un po'. Allora, bellina è la categoria massima, quindi una copertina bella fatta bene, che c'è stato dell'impegno. Poi bellina ma non ci vivrei, è una copertina dove vedo che c'è dell'impegno. Effettivamente è fatta bene, però non è di mio gusto, quindi questo è un pochino più personale. Poi apprezziamo l'impegno, dove anche qui vediamo che c'è uno studio, c'è della conoscenza base di quello che è l'impaginazione, ma non ci siamo. Perché? Beh, perché si spiega da solo, cioè le copertine, perché è stata fatta così la copertina, perché non ha senso. E poi cosa lo vede nel mio occhio da elfo, che è dedicato al peggio del peggio, quindi al trash più trash che possa esserci. Direi di partire subito perché, dato che non voglio che ci sia limite al trash, ho selezionato un bel po' di copertine per voi, per cui partiamo subito. Alcune sono doppie perché fondamentalmente sono un'incapace, e quindi le metteremo due volte, ma voi non preoccupatevi. È finito, polpetta? Direi di incominciare, vi metterò la copertina un pochino più grande così la vedete meglio, perché se no non vi rendete conto della bruttezza di alcune copertine, e quindi direi di partire. Cominciamo da questo titolo che è La morte è solo l'inizio, tra l'altro una graphic novel che ho letto che non mi è piaciuta molto. Vi dirò, la copertina a me piaceva molto a rispetto del contenuto, per cui lo metterei lo metterei in bellina perché onestamente è fatta bene e c'entra soprattutto col contenuto, quindi per me va in bellina. Poi passiamo a quest'altra graphic novel che mi è piaciuta molto, anche questa bella, secondo me è fatta molto bene, i colori mi piacciono molto, quindi anche questa la metterei in bellina. E ora passiamo alle cose dolorose. Dunque, c'è questa qui che è Dillo alla pioggia, dove c'è questo ragazzo che sotto la pioggia si sta bagnando, si sta asciugando, quindi insomma tutto nella norma. Possiamo mettere in apprezziamo l'impegno perché apprezziamo l'impegno, basta, diciamo così che va bene lo stesso. Idem questa qui perché l'ho messa due volte, perché sono stupida, palesemente, se non l'ho messa tre, no, perfetto. Poi c'è questa qui, con c'è lo sfondo, il cielo con lo sfondo, c'è questa Polaroid, c'è la scritta, penso che sia per un target abbastanza giovane. La mettiamo in bellina, ma non ci vivrei perché effettivamente per il target a cui ho riferito è fatta bene. A me non piace, ma questi sono dettagli. Ora arriviamo alla mia preferita, ovvero questo fantasy, Gesù l'extraterrestre. Gesù l'extraterrestre è qualcosa di, secondo me, magnifico. C'è Gesù, c'è una nave degli extraterrestri, credo San Pietro, non so, comunque. È bella, bella, e finisce proprio subito in cosa vedono i miei occhi da elfo, perché è veramente di un trash devastante. E non contenta, ho messo anche il sequel, perché anche il sequel ha del disagio intrinseco. Cioè, io vi giuro, io tra l'altro vorrei leggerlo questo libro perché dice che di cosa parlerà mai Gesù l'extraterrestre? Poi abbiamo questa che è Conflitto di interessi, dove vabbè c'è lei con la face duck che penso non vada dagli anni 2000, il font mi piace, è giovanile, non so a che target sia riferito, però sì, lo metterei in apprezziamo l'impegno, va bene, no?
altro titolo dubbio, nessuno mi può giudicare, dove c'è questi, ci sono questi ragazzi seduti sulla panchina, ci sono i disegnetti, il font caruccio, non so sempre di che cosa parli, però potremmo quasi metterla in bellina, ma non ci vivrei. Idem con patatine, mi sa questa, effettivamente parla del formula del titolo, quindi immagino che ci sia qualcuno che tipo insegna matematica, boh, non lo so. Poi c'è questo, che è super super carina, l'amo tantissimo, ed è La casa sul mare celeste, che ovviamente va in bellina perché mi piace troppo, tra le più belle secondo me. Ora direi di proseguire. Questa qui va in perché, allora c'è titolo scritto doppio, perché non si sa. Poi vabbè, l'amico del cuore, poi c'è un quarterback grosso come un armadio che, boh, non lo so. Quindi è un libro sulla friendzone, praticamente. Passiamo a questo libro qui, che appunto anche in questo caso non so di che cosa parli, però mi piace abbastanza la composizione della copertina. C'è lei che è vestita di bianco rosso, la scritta bianco rossa riprende tutto. Quindi lo mettiamo in bellina, ma non ci vivrei. Seguendo, passiamo a questo che è veramente... Tra l'altro questo libro l'ho letto ed è bellissimo e non c'entra niente né col titolo, perché il titolo è diverso in inglese, né con la copertina che è orrenda, però lo mettiamo in perché è brutta ma non ai livelli di Gesù. Poi andiamo avanti, Cuore di cowboy, dove ci sono tre scarpe, ovviamente un paio di stivali texani, perché c'è Cuore di cowboy, voglio dire, che cosa potrà mai esserci. Poi veramente bruttarella, non apprezzavo neanche l'impegno onestamente in questa. Lo metterei in Cosa vedo il mio occhio da elfo, perché è bruttina. Poi abbiamo questo, hashtag ops, con una rosa che esce da una polaroid. Bruttarella, ragazzi, bruttarella, perché? E in perché? Perché non ho capito. Passiamo a questo libro di, credo, Jenny De Nucci, credo, non mi ricordo, con Girls, siamo tutte regine. Apprezzo l'impegno. Idem questa, perché veramente... Cioè, poi perché vorreste aver 16 anni? Ma poi no, raga, no, scherzavo, decentrata. Lei decentrata finisce in perché. Perché non ce la faccio, cioè... No, via. Poi, a me dispiace dirlo perché la Hob mi piace come scrittrice, però veramente le copertine italiane sono orrende, veramente orrende. E quindi va in... Apprezziamo l'impegno, ma... A fatica, proprio al pelo, perché è veramente bruttarello. Questa qui è brutta, perché è veramente bruttarello, giusto? Non so di che cosa parla il libro, ma c'è lui che ha questo bagliore esterno che nessuno ha, di cui nessuno ne sente il bisogno, ed è bruttina, ma in perché? Non si capisce una mazza da questo cocchio di cose. Questa qui, mi piacciono molto queste copertine, però... non va in bellina, perché c'è qualcosa che non mi convince, per cui bellina ma non ci vivrei. Poi vabbè, ho messo qualcosa per vincere facile, quindi gli Appenzell, la famiglia Appenzell bellissima, un'illustrazione di La Combe, quindi va sicuro in bellina. Andiamo avanti, abbiamo, ecco, questo qui mi piace, Il codice delle ragazze. Allora, questo titolo qui lo metterei in bellina ma non ci vivrei, nel senso che secondo me c'è dello studio fatta bene per il target cui è riferita. Ci sta, ovviamente adesso, cioè non so se lo prenderai in mano, però nel senso secondo me è fatta bene, quindi vabbè, mettiamola in bellina, perché secondo me ha del potenziale, ci sta. YouTuber, un YouTuber alla scuola media, ecco, un impegno, apprezziamo l'impegno, perché, oh, poi questa qui, questa raga perché, cioè in perché, cioè questo, adesso è un giallo, penso, c'è tutto questo verde intorno, tutto bello, e poi sta scritta ucciderli, cioè vi giuro, io no. Andiamo avanti con questa copertina che è credo una collana che mi è piaciuta un sacco, va in bellina perché me ne sono innamorata tipo subito, assolutamente, mi piacciono queste due linee, mi piace una vita che si capisca subito di cosa stiamo parlando, lo sfondo con la macchina a scrivere perché stiamo parlando della vita di un autore, bello, molto bello. Allora, abbiamo questo qui come le cicale di Fioramanni, che io appunto da un sacco di tempo, prima o poi lo recupero, anche se so che non è per il mio target di età, però mi piace troppo, quindi assolutamente va in bellina perché l'amo sta copertina. Ok, ora questo titolo qua ce l'ho in... ce l'ho qua da qualche parte, sono, ecco qui, ce l'ho. Allora, mi piace, di per sé mi piace, penso che la foto rappresenti bene quello che c'è all'interno, non l'ho ancora letto,
Però vi giuro, io non ce la posso fare perché è decentrata, quindi va in bellina ma non ci vivrei perché mi viene male ogni volta che la guardo. Poi, Il mare senza stelle di Erin Morgenstern, questa qua anche mi piace un sacco come copertina, quindi la mettiamo in bellina. Ci sono vari elementi che troviamo all'interno della storia, quindi perfetto. Questo qui è tipo 150 challenge epiche, tutto farlo molto diversamente questa cosa, quindi va in perché lo trovo veramente bruttarello, cioè così rosso con le foto, tutti questi colori. Capisco che sia per bambini, ma tutti sti colori così mi devastano. Ah, questo qui, raga, vi giuro. Questo qui va in cosa vede nei miei occhi da elfo, perché è veramente brutta questa cosa. C'è questo collage di foto con queste scritte fucsia. Poi andiamo avanti con... tra l'altro alcune di queste copertine mi sono state gentilmente consigliate dal gruppo di Review Party che abbiamo su Telegram. Quindi grazie a tutti quanti per la partecipazione, perché veramente... mi avete fatto trovare delle chicche. Quindi andiamo avanti con questo Frankenstein che è in cosa vede nei miei occhi elfo, perché è veramente brutto anche questo. I sette mariti di Evelyn Hugo, io questo libro non l'ho letto, so che è amato da BookTok, però vi giuro, a me questa copertina mi dà vibes Harmony, roba dubbio, quindi lo metto in bellina, ma non ci vorrei perché non è male, ma non mi piace. Direi felici, basta esserlo. Apprezziamo l'impegno, dai, apprezziamo l'impegno perché c'è una cosa di colori studiata, c'è questo colore sfumato sullo sfondo, dai, apprezziamo l'impegno, via. Dai. Forse per ultimo ho lasciato un po' il trash, prego. Allora, abbiamo questa serie qui, che è tipo Morse di ghiaccio, l'Accademia dei Vampiri, ecco, l'Accademia dei Vampiri, io l'avevo già vista in giro, poi non l'ho mai letta. Non mi piace e quindi vai in perché. Idem con patatine, ci metterai Cinder, perché veramente anche questa orrenda. Anche questa qui, ecco, anche questa qui, boh, questa va in... Mia! No, questa non mi piace. Questa va in cosa vedo nei miei occhi, perché... Il bacio dell'angelo, c'è questo angelo nero che... non lo so. No, in cosa vedo nei miei occhi d'elfo, sicuro. A questa anche... Questa anche, perché ho amato nel modo giusto, non so, poi c'è lei che fa le corna, quindi, ed è pure decentrata, quindi c'è una cosa vede nei miei occhi d'elfo sicuro, cioè non passa neanche da perché. Poi c'è questa, che credo che sia quella degli scherzi di coppia, carino, apprezziamo l'impegno. Poi l'angelo caduto la trovo veramente brutta, e la metterei in cosa vede nei miei occhi d'elfo, perché in realtà non so neanche se c'entra con quello che c'è all'interno, penso di sì, ma non lo so. Idem con patatine nessun dove, perché... Il fonte è orrendo, la copertina pure, non so cosa si possa salvare in questa copertina. Anche questo credo sia un retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie, va in perché, raga, perché è veramente brutto, è bruttina. Questa è super creepy e anche lei va in perché, dato che anche questo credo che sia sempre uno della trilogia del retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ah, questa qui è la mia preferita. Ma ovviamente in cosa vede nei miei occhi da elfo, ed è 1984 di Orwell. Non lo so perché questa scelta così opinabile di copertine, non entro nel merito, non lo so. Questa, che l'ho trovata su Amazon spulciando, che è veramente, la vedete meglio qua, un po' più in grande. Passiamo alle ultime due copertine. Questa qui la adoro, mi è piaciuta da subito questa foto un po' d'epoca, quindi assolutamente va in bellina, perché la amo. Poi l'ultimo titolo... è una categoria, ovvero gli Harmony. Gli Harmony che io ogni volta che vedo un Harmony l'unica cosa che penso è cosa vedo nel mio occhio d'elfo. Cioè, vi giuro, nessuna copertina degli Harmony penso che si salvi. Questa è la mia selezione, direi che poteva andare molto peggio. Quindi questo è quanto, abbiamo fatto questa classifica delle copertine dubbie, che ce ne sono parecchie. Non so se magari alla fine, visto, cioè vedendo tutto quello che ho fatto in conclusione, forse questa la spostare in bellina, ma non ci vivrei. Meglio. Secondo me così è più equilibrato. Forse anche questa non mi piace troppo. Cioè mi piace ma non mi piace. Bellina mangi, mi piace ma non mi piace quella lì. Ok, direi che ha tutto molto più senso. Queste qui sono, cioè, anzi le mie preferite vi dirò sono quelle di Gesù. Cioè secondo me lì c'è del genio. Bene amici, quindi il video è finito. Abbiamo fatto questa bella selezione di libri giudicati dalla copertina. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ripeto, se vi piace questo format e volete consigliarmi altre tier list da fare, vi aspetto sotto nei commenti, così appunto mi date magari dei consigli su se farlo sui classici, su, non lo so, libri fantasy, eccetera. Quindi io direi che ci possiamo salutare. Come al solito, prima di salutarci, vi ricordo di lasciare un mi piace qua sotto se questo video vi è piaciuto, iscrivervi al canale
canale e attivare la campanella e soprattutto seguimi su Instagram per rimanere aggiornati su tutto e rimanere in contatto. Io direi che ci possiamo salutare, ci vediamo al prossimo video.